Siamo arrivati a Sestri. Siamo arrivati a Sestri. Siamo arrivati a Sestri. Yeah. E adesso ci adesso andiamo in casa. Stiamo andando a fare colazione e poi la spesa. Si sta davvero benissimo. È assurdo. Abbiamo fatto la colazione. Bella, buona. Adesso andiamo a fare la spesa e poi andiamo a preparare da mangiare perché abbiamo fame. Esatto. Ciao Simo. Stiamo uscendo per andare a Punta Manara. Però così non si può. Madonna, ma non si può. Che succede? Pino ha lasciato i suoi aghi ovunque. Dannazione, amico, dovrebbe proprio raccoglierli. Guarda, è pieno dei suoi aghi. È pieno di aghi di Pino. Oh, qualcuno potrebbe farsi male. Un déjà vu. Continua. Cosa? Di qualcosa. Qualcosa. Alle ore 9? A che ora? 9? Scusa? 9! Siamo oggi alla scoperta di questo fantastico sentiero che porta a Sestri Levante, ma ora... Ma che... Devo cercare di procacciare dell'acqua. Eccola. Dobbiamo fare estremo silenzio. Potrebbe accorgerci della nostra presenza. Magari sta dormendo. L'antilope razzista? Magari sta dormendo. Sì. Se sono veloce, la posso prendere senza troppi problemi. 3, 2, 1. L'ho catturata! Presto! Allora, adesso proseguiamo per arrivare in cima. E sperando che stiamo morendo. Magari non tramonti il sole troppo presto. Però è molto bello. Mi prude la schiena. Siamo arrivati in cima. Sì. Adesso stiamo scendendo perché sta andando via la luce, quindi scendiamo e poi vediamo che cosa fare. Continuerò a riprendere una volta arrivati giù. Siamo ora arrivati a casa, dopo una camminata lunga, una merenda calorosa. Adesso mangiamo la torta al mascarpone. Adesso siamo a casa, ci siamo svegliati da un po' perché eravamo stanchi. Che siamo vecchi. E questa è la realtà di fatti. Quando ti sei camminato? Siamo saliti sul sommergibile un minuto fa. Oh, questo è solo uno straccetto che ho trovato. Oh, sei stupenda! Non è così! Calorica, proteica. Abbiamo preso la cena. Proteica, no? Proteica? Proteica. Questa è la nostra cena di oggi. Pizza? Sì. Buongiorno, siamo svegli. Più o meno. E pimpanti. C'è dietro a lavare i piatti. Guardate come la fuga dei piatti. Dio, non ci testa. Stiamo andando a fare colazione in un bar. È assurdo il fatto che ovunque noi andiamo Gianluca conosce qualcuno. Ed è assurdo. Secondo me quando andiamo a Lisbona lui incontrerà qualcuno che conosce.
Perché è assurda come cosa, non è possibile. Niente facoltà. Fino a marzo. Abbiamo preso il pranzo. Io giallo, passione biologi marini. Sì. Allora, siamo andati a fare una passeggiatina. Una scalata. Una scalata. Verso. Vabbè, un'escursione. Che un'escursione. Sestri è là. Noi ci siamo fatti tutti gli scogli, però dopo, è stato bello. Dopo vi facciamo vedere bene dalla chiesa là dove siamo in questo momento. Ok, va bene. Noi eravamo qui. Cioè ben qui così. Siamo partiti da qui. E siamo arrivati qui. Yay. Comunque stiamo andando al ristorante 1000 lire dove abbiamo prenotato. E adesso mangiamo qualcosa. Quindi ci si vede lì. Perché fa freddo. Sono piacevolmente sazio. Ristoratori, iniziamo con la valutazione del ristorante 1000 lire di Sestri Levante. Iniziamo con location. Vicino alla baia. Perché inquadri solo me? Otto. Concordo pienamente col tuo voto, Gianluca. Otto. Gianluca concorda col voto unanime di 8 per la location. Servizio. Servizio. 10. 10. Servizio ottimo, veloce e sempre cordiale. E poi mi hanno fatto lo sconto di 40 centesimi sull'acqua. 10. Menù. Menù. Vario, buono, prezzi onesti, io direi 9. Menù vario, presenta molti piatti tipici della zona, non è totalmente incentrato sui piatti tipici e questo va benissimo. Direi anch'io un bel 9. Conto? Conto! Ci aspettavamo di spendere molto di più di quello che abbiamo speso. Con un conto di 66 euro, per me l'onestà è 10. Era un pomeriggio tranquillo. Tutto iniziò così. E fu così, ragazzi, che diventai una sirena. Allora, ultimo giorno a Sestri. C'è stato un gap temporale di un giorno. Oggi è il 5. Gli ultimi clip che avete visto invece sono del 3 di gennaio. Questo perché ieri siamo andati a fare un'altra escursione che vedrete su un video a parte che uscirà un pochino più avanti. E al momento siamo io e Matt, che è sveglio, invece Gianluca dorme. Andatevi qua. Ancora dormiente. Adesso andiamo a fare la spesa per la carbonara di oggi a pranzo. Ci mancano un po' di cose. Siamo tornati dalla spesa, adesso siamo usciti di nuovo per andare a fare un giro e mi sa che andremo al mercatino dell'usato ora adesso. L'ultimo giro della vacanza. L'ultimo giro della vacanza. No, beh, ci sarà anche oggi pomeriggio e a dopo. Invece il mercatino dell'usato era chiuso, quindi andiamo avanti con il giro. Siamo venuti in un bar adesso a prendere un caffè e tra un po' andiamo a casa. E poi prendiamo il treno. Questa mi sa che sarà l'ultima clip. Il viaggio sì.